so, serate come questa, dove dobbiamo sì dire ai più giovani i fatti che sono accaduti, avviare una riflessione, tramandare e trasmettere ciò che è stato nella realtà, perché di fronte alla realtà che stiamo vivendo a livello globale è bene farlo. Però sono anche convinto che le nostre generazioni, che si sentono estranee a fatti come Auschwitz, come i campi di sterminio, in realtà fra 2 o 3 secoli verremo giudicati in base a quello che io definisco l'orologio della storia. Cioè gli storici riassumeranno l'intero Novecento, l'intero XX secolo, e purtroppo sarà il secolo più sanguinoso della storia umana, con tutte le vicende che noi conosciamo. Per cui è giusto che noi ce ne facciamo carico a livello di memoria. Serate come queste servono anzitutto a far cultura, a trasmettere dei valori. Quali che siano, di fronte a ideologie che negavano la libertà, io dico la cosa più importante è la tutela e la salvaguardia della libertà, di fronte al predominio razziale, di fronte al predominio di classe, perché dobbiamo pensare che concetti come il bene comune o il personalismo all'inizio del Novecento non erano così scontati. Per cui produsse più che altro molta indifferenza, a parte dei casi isolati e l'inizio ovviamente del pensiero resistente antifascista, di coloro che già avevano una preparazione politica antifascista, tutto il movimento antifascista. E inizia lì un periodo nella storia d'Italia tra 1938 e 1943, non devo spiegarvelo, nel quale ancora non è attuata la deportazione degli ebrei, c'è cioè solo la separazione degli ebrei, la perdita dei loro diritti civili e del loro diritto di appartenenza alla nazione italiana. La mia famiglia è in questo paese da qualche migliaio di anni, perché è un nome che si ritrova, diciamo, all'inizio della prima diaspora ebraica dopo la distruzione del Tempio di Salomone nel 73 d.C. E tra il 38 e il 45 la vita degli ebrei diventa più difficile. Nessuno aveva in mente che cosa sarebbe potuto accadere o che cosa sarebbe poi accaduto o quale sarebbe potuta essere l'evoluzione. Non c'era internet, non c'era Facebook, non c'erano i mezzi di comunicazione attuali, c'era una stampa di regime, in Italia era in vigore la censura, non c'erano liberi partiti, non c'era un Parlamento funzionante secondo un'elezione universale, quindi c'era molto limitata la propagazione delle idee. L'uno, uno accanto all'altro, guardandomi attraverso lo steccato, allora pensai, guarda un po', questo mi ricorda la Polonia, era proprio il modo in cui la gente guardava fiduciosamente poco prima di finire nei barattoli. Ha detto barattoli, lo interrompi, può spiegarmi che cosa intende dire? Ma lui continuò senza avermi sentito o senza rispondermi. Non potei più mangiare carne in scatola dopo quella vista, con gli occhi grandi che mi guardavano, non sapendo che in breve tempo sarebbero tutti morti. Si fermò, il viso era tirato, in quel momento sembrava vecchio e stanco, è vero, era il suo momento della verità. Perciò lei non riteneva che fossero esseri umani? Carichi, disse con un tono particolare, erano carichi. Alzò la mano e la abbassò in un gesto di disperazione. Entrambi rimanemmo in silenzio. Fu una delle poche volte in quelle settimane di colloqui che non fece alcuno sforzo di mascherare la sua disperazione. E il suo dolore senza speranza gli concesse un istante di simpatia. Quando credi di aver cominciato a pensare a loro come a dei carichi? Dal modo in cui parlava prima, del giorno in cui arrivò la prima volta a Treblinka, l'orrore che provò vedendo cadaveri ovunque, allora per lei non erano carichi, vero? Penso che la prima volta fu quando fu vinto un lager,